Questo video, ragazzi, è stato possibile grazie a EA Game Changers. Bella a tutti, ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, per questo video siamo qua con un'anteprima assoluta, perché oggi avremo l'opportunità di parlare sia di Volta Football, ma anche di FIFA 20. Questo, ragazzi, è stato possibile grazie al network dei EA Game Changers. Grazie a questo network abbiamo avuto la possibilità di fare parte di una streaming esclusiva privata solo per i Game Changers, tramite la quale, tramite le domande dei sviluppatori, tramite comunque la nostra collaborazione, è stato possibile riuscire a avere più, diciamo, informazioni su FIFA 20, più informazioni su Volta. La live in questo caso era dedicata a Volta Football, ma non sono mancate le indiscrezioni, ovviamente anche sul gameplay e su altre cose. Ci tenevo poi a ringraziare pubblicamente Green Barba, il Grinone Nazionale, mi è stato veramente di aiuto, ho avuto alcuni problemi con la diretta, ma grazie a lui è andato tutto bene, quindi seguitelo, ragazzi, perché è un grande. Mi raccomando, raga, lasciate tantissimi like se volete altri video in esclusiva, perché usciranno tantissimi contenuti legati a FIFA 20 in anteprima, un po' come l'anno scorso. Lasciate tanti like, iscrivetevi, attivate le notifiche, scrivetemi nei commenti cosa vorreste vedere e cosa vorreste sapere, perché magari non dirò tutto, magari mi scorderò qualcosa. La prima cosa da dire è che sono molto felice che abbiano reintrodotto, diciamo, FIFA Street, o comunque una modalità a tema di FIFA Street. Infatti questa modalità si chiama Volta Football, perché volta in portoghese significa rito, che in sostanza sarebbe il ritorno, diciamo, di FIFA Street. Ovviamente non è FIFA Street proprio all'atto pratico, però comunque riprende FIFA Street e lo modernizza. Prima cosa da dire, ci sono 4 modalità, quindi è un ottimo inizio. C'è ovviamente la modalità storia, la modalità kickoff, Volta League e Volta World. Sono 4 modalità completamente diverse, che ognuna ovviamente ha le sue caratteristiche, adesso ve le vado a spiegare. Ovviamente la prima modalità è quella del kickoff, quella standard, quella di calcio inizio, un po' come succede nel calcio inizio tradizionale. Si gioca con le squadre di calcio reali, quindi che ne so, Real, Atletico, eccetera eccetera. Per esempio nella live è stato mostrato un breve match tra Real e Atletico Madrid, ci sono le maglie reali. Vi dico già, ragazzi, che non ci sono le squadre ufficiali di futsal, anche se si può giocare con le regole di futsal professionistico e col pallone. La seconda modalità è quella della storia, Volta Story, che è una modalità, secondo me, anche interessante. Bisognerà poi vedere effettivamente quanto sarà deep, quanto sarà profonda come modalità, però di base si crea il proprio avatar virtuale, un po' come succede appunto in Pro Club. Come in The Journey lo si potrà sviluppare, si potranno aggiungere tattoo, sarà molto personalizzabile, ma di questo parleremo dopo. Bisognerà affrontare sfide, tornei e tantissime cose. Affrontando tutta una serie di tornei si cercherà di arrivare al mondiale offline, ovviamente, finale di Buenos Aires di Volta Football. Qui diciamo che l'obiettivo finale della storia di Volta Football è di cercare di arrivare appunto a questo mondiale di Buenos Aires. Volta World invece è una modalità ovviamente totalmente nuova, che non c'era quando giocavamo a FIFA Street ai tempi. È una modalità similare, diciamo, riprende un po' le meccaniche di Squad Battles, ovvero si gioca contro la CPU, ma si affronta le squadre di altri giocatori all'interno di stadi, tra virgolette, di strada, comunque di stadi, se li vogliamo chiamare, di campi, forse è il modo migliore per chiamarli, che potranno essere a Londra, che potranno essere a Tokyo, che potranno essere ad Amsterdam. La cosa interessante che va a riprendere invece da FIFA Street è che ogni volta che riusciremo a sconfiggere una di queste squadre, potremo copiare un giocatore, copiare tra virgolette la squadra appena sconfitta e aggiungerlo alla nostra rosa potenziandola. Volta League invece è l'effettiva modalità online di questa modalità, diciamo la future online di questa modalità, dove appunto si va a giocare contro altri giocatori reali, altri giocatori online con la propria squadra. Non si potrà, almeno all'inizio, giocare a team, un po' come Pro Club, dove ognuno controlla un giocatore, quindi 5 persone che controllano un giocatore e si muovono all'interno di un campettino, ma almeno all'inizio, perché poi hanno detto che si evolverà, sarà molto dinamica come modalità, quindi non escludiamo il fatto che magari, che ne so, a gennaio esca la possibilità di giocare online in 5v5 con 5 persone contro 5 persone, per dire. Per l'inizio, in questa modalità online, che sarà un po' come Division Rivals, dove si scaleranno le divisioni in base ai punti abilità, eccetera, eccetera, si potrà giocare solamente 1v1, in una modalità ovviamente 5v5, 3v3, 4v4. Quando si giocherà contro un'altra persona, potrete scegliere se controllare un solo giocatore, quindi il vostro PG, il vostro avatar, o se controllare l'intera squadra, un po' come accadeva, diciamo, anche nel passato, e questa è una cosa almeno carina. Speriamo aggiungano presto la possibilità di giocare insieme tutti quanti, perché quella sarebbe un po' la parte più divertente all'atto pratico. Ci sono vari modi di poter giocare i match, comunque in generale, di tutte le future di questa modalità, dal 3v3 senza portiere, al 4v4 normale col portiere, al 4v4 senza portiere, al 5v5
normale. Insomma, ci saranno vari modi di affrontare i match e sarà possibile personalizzarlo, scegliere come si vuole giocare. Altra cosa interessante è che per far crescere il PG, oltre ovviamente a tutto quello che otterremo all'interno delle modalità, delle vittorie, eccetera, eccetera, lo si potrà migliorare, far crescere tramite una modalità di allenamento durante la quale, in base alle sfide che raggiungiamo, gli allenamenti che facciamo, crescono le abilità, cresce l'overall, eccetera, eccetera, un po' come alla fine accadeva in Pro Club tramite le partite, quindi sarà possibile farlo crescere. Piccola tip, i menu erano in pre-alpha, ma sono molto simili allo stile FIFA Street. Parliamo invece della customizzazione, della personalizzazione del PG, che è una parte molto interessante. Allora, partiamo dal presupposto che si potrà essere sia giocatrici che giocatori, quindi sia maschio che femmina. Potrete scegliere se partire da un giocatore, da un avatar predeterminato, quindi prendere una faccia già costruita e da lì magari andare a modificare delle cose, per dire prendete la faccia di Hazard e gliela modificate. Adesso non so se potete prendere Hazard o se potete, ci saranno delle facce già predisposte, ma comunque partite o dalle facce predisposte, dagli elementi predisposti, oppure ne create uno a zero. Ovviamente sarà completamente personalizzabile, da capelli, occhi, tatuaggi, un po' come accadeva in The Journey, e questa è una cosa molto molto carina. Oltre a questo ci sarà uno shop, uno store, un posto all'interno della quale tramite i Volta Coins sarà possibile andare ad acquistare degli elementi da aggiungere al proprio avatar, che possono essere la maglietta o le felpe o le giacche o comunque items che andremo a scoprire quali saranno. Questi items saranno disponibili all'interno di questo store per un periodo limitato, quindi che potrà essere 15 giorni o un mese, e poi diciamo stagionalmente verranno modificati, cambiati, aggiornati, quindi insomma gli item saranno specifici per un periodo. La cosa interessante, un po' secondo me ripresa da Fortnite, è che gli item, oltre a esserci appunto lo shop come in Fortnite, gli item avranno anche una rarità, quindi significa che ci sarà l'item leggendario, l'item epico, l'item comune, che insomma sarà più raro, magari quello comune lo rifanno, quello non so, epico meno, magari costa di più, costa di meno. Questi coins, ragazzi, non saranno da comprare come FIFA Points, ma saranno acquisibili tramite gli ottenimenti, i risultati effettuati nelle modalità, quindi vincendo tornei, completando delle sfide. Banalmente magari all'interno di una partita ci può essere la sfida di fare 5 tunnel, oppure di vincere magari 10 partite, oppure di fare 10 gol in una partita, sto inventando. Comunque ci saranno delle sfide a completare che vi daranno dei Volta Coins. Specifico subito che non sono previste microtransazioni all'uscita del gioco, quindi non ci dovrebbero essere acquisti in app, in game. Quindi potrebbe cambiare nel corso della stagione, potrebbero fare qualcosa, ma almeno al lancio non è previsto. Poi una cosa che trovo veramente molto interessante è che sarà possibile personalizzare il proprio campetto, il proprio campo da calcio, cambiando diverse cose. Banalmente si potrà cambiare la lunghezza, la larghezza del campo, si andrà a modificare magari le mura rendendole più o meno alte, si potrà cambiare il tipo di sponda, alta, media o bassa, si potrà toglierle completamente, si potrà magari cambiare il tipo di materiale utilizzato per la sponda o per il muro che andrà così a modificare effettivamente come rimbalzerà il pallone o la traiettoria che prenderà andandoci contro, che è una cosa che andrà a modificare anche il gameplay alla fine, quindi è una cosa secondo me veramente interessante da tenere d'occhio. Ultime cose riguardanti invece Volta, poi andiamo a parlare un po' del gameplay, che sarà lo stesso ovviamente per i foot, eccetera eccetera. Per quanto riguarda Volta, il gameplay, come dicevo, sarà lo stesso di foot, lo stesso di calcio inizio, di ogni modalità di FIFA. Quello che andrà a cambiare sarà che saranno un po' più facilitate le finte, quindi i dribbling, le skill saranno un po' più facilitate, ma saranno anche differenti, nel senso che ci saranno delle skill in più che non so se saranno utilizzabili, diciamo realizzabili anche all'interno delle altre modalità, ma il modo in cui si potranno fare cambia, poi potete anche farle nello stesso modo delle altre modalità. Ma per questa modalità hanno deciso di aggiungere la possibilità di fare le finte usando i due grilletti, quindi L2 più R2 più il tasto delle finte, che è l'analogico destro, quindi L2 più R2 più l'analogico. È una cosa in più che sarà solo per Volta, invece su tutte le altre modalità sarà la solita roba, ma potete farle anche su Volta nei metodi passati. Hanno aggiunto un sacco di esultanze, ma veramente veramente tante, stessa cosa per le skill, quindi ci saranno un sacco di novità in questo senso. Una domanda che in tantissimi abbiamo fatto a EA è se Volta sarà in qualche modo collegato a foot. La risposta, ragazzi, è stata: non posso dirvi né sì né di no, ma che lo scoprirete più avanti. Quindi per questo non ci rimane che aspettare ovviamente i prossimi annunci di Volta, perché a me fanno pensare che possa essere collegato in futuro a foot, visto che comunque sia non ci hanno detto di no, quindi non vedo perché non debba esserlo. Per quanto riguarda il gameplay, per quello che mi hanno detto è che il gameplay sembra estremamente più lento rispetto all'anno scorso. Mi hanno detto che il gameplay giocato, quindi da altri game changers che erano lì free,
era molto più lento rispetto al kickoff dell'anno scorso, perché ovviamente comparato a Foot poi il gameplay va a cambiare. Bisognerà andare a vedere quanto effettivamente il gameplay sarà velocizzato su Foot grazie agli stili intesa. Ma di base il gameplay di quest'anno è più lento rispetto al gameplay magari della demo dell'anno scorso pre-alpha o del kickoff, comunque della demo del kickoff tradizionale. Quindi il gameplay risulta già più lento dell'anno scorso. Questo ha portato a essere difensori meno, diciamo, dedicati alla CPU, quindi sarà più difficile far difendere la CPU, sarà meglio difendere manualmente da quanto sembra sentire, da quanto sembra si veda dal gameplay che abbiamo potuto vedere. Sembrerebbe che quindi la CPU, la AI, sia stata nerfata, quindi sarà meno forte e ci sarà più manualità della difesa. La difesa sembra più composta, più solida, e i difensori forti sembrano sentirsi di più rispetto ai difensori scarsi rispetto al passato. Tutto questo, ragazzi, ricordiamo che va a aiutare anche il kickoff, perché con un gameplay più lento, una difesa più solida, togliendo quindi il discorso della CPU, potrebbe portare a un miglioramento del problema del kickoff. Si parla comunque di un gameplay, ovviamente anche con l'ingresso di questa modalità di Volta Football, più volto al dribbling. Non sarà più una modalità, un gioco dove quando fai l'uno contro uno con un difensore devi saltarlo in velocità, ma sembrerebbe che si punti di più alla skill, al dribbling, a saltarlo con efficacia, con intelligenza. Quindi sembrerebbe un gameplay che vada a mirare di più a quello. E mi dicono però che la finalizzazione, gli uno contro uno, sembrano un po' inconsistenti, un po' come era l'anno scorso, e questo potrebbe essere un problema. Però raga, ricordiamo che è un gameplay di pre-alpha, quindi non è neanche il gameplay della demo, è un gameplay ancora prima. Nei prossimi mesi uscirà il gameplay un po' più effettivo, poi ci sarà il gameplay finale a capture event di FIFA 20 da provare. Quindi poi andremo a vedere effettivamente se queste cose rimarranno così. Ma nel pre-alpha l'1v1 sembra essere non molto consistente. Ultime tre cose da dire: che i cross sono finalmente stati nerfati, quelli fatti, diciamo, con la palla rialzata, con le finte, con il tornado. Tutti questi cross stupidi, inutili, che non esistono nel calcio, sono stati nerfati. Sono molto meno efficaci, molto meno precisi. Quindi non si segna più con questi tipi cross, siamo chiari, non si segna più. Basta, addio. Tolto questo, i cross non sono solo stati nerfati, ma sono stati anche migliorati i difensori. Quando arriva una palla aerea, il difensore non starà a guardare, non si andrà a nascondere dietro al palo del portiere, ma andrà incontro al pallone e cercherà di intercettarla già di base, oltre a quello che voi farete. Quindi questo è già sicuramente un miglioramento. Il time finishing è stato enormemente nerfato, mi hanno detto che, per chi l'ha provato, da 19-20 volte che le provi, su 20 magari ci riesci una volta, almeno per ora, probabilmente masterizzandolo diventerà più semplice, ma dicono che comunque sia la possibilità di fare green, di fare verde, è tipo molto minore rispetto a quest'anno. Hanno ridotto, diciamo, lo spazio in cui puoi realizzare il verde. Quindi fare time verde sarà molto più difficile, oltre che non usciranno più questi tironi da fuori area, sarà magari un po' più efficace dentro l'area di rigore, ma da fuori area non è che ti creeranno un tiro imparabile come succedeva quest'anno, quindi questo è un grande miglioramento, speriamo che effettivamente sia così poi su Foot. Per quanto riguarda un problema che quest'anno c'era, ovvero gli arbitraggi, chiamano tanti falli. Anche quest'anno sembra che cambino tanti falli, speriamo non sia così. E infine, ragazzi, hanno migliorato i passaggi. Spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Lasciate tanti like, iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa pensate da queste prime info di FIFA 20. Scrivetemi nei commenti se avete delle domande che rispondo. Iscrivetevi, attivate le notifiche. Ci vediamo, ragazzi, nel prossimo video. Bella a tutti!